Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video degustabox ce l'ho qua, come al solito è sempre più pesante ogni mese e andiamo subito ad aprirla insieme. Prima, brevemente, per chi non lo sapesse, vi dico che la degustabox è una scatola piena di prodotti alimentari a sorpresa, perché voi tutti i mesi la ricevete e non sapete cosa c'è dentro, quindi è molto carino e curioso andare a scoprire che cosa vi hanno mandato. Costa 15 euro al mese se vi interessa. I prodotti che ci sono dentro superano il valore che voi andate a spendere. Inoltre, per il primo mese potete averla a 9 euro se volete provarla utilizzando il codice sconto che vi lascio giù in info box. Terminate queste doverose premesse, andiamo subito a vedere cosa c'è qua dentro. Dunque, io questo mese ho come al solito tolto lo scotch per fare prima. Questo mese io la trovo più pesante del solito, non so se è una mia impressione, ma mi sembra che pesi di più. Andiamo subito a vedere. Ah, vedo subito una cosa golosissima, il cioccolato, questo qui Ritter Sport Mini, e mi sembra che sia tutto a base di nocciole, perché ve lo avvicino, eccolo qua, vedo tutte le nocciole. Comunque adesso lo apriamo perché andiamo a vedere proprio una per una come sono queste mini cioccolate. Dunque, a me, come vi dicevo, sembra appunto che siano tutte una variante di nocciole particolari. La prima è questo qui, è del cioccolato bianco con nocciole intere e deve essere una squisitezza. Poi c'è questo con nocciole intere e mi sembra che sia normale cioccolato al latte con nocciole intere, eccolo qui. Poi ce n'è un altro con nocciole intere ed è fondente, ed eccolo qua. Devono essere veramente squisite queste cose. Poi no, poi si ripetono perché sono sempre cioccolato bianco, cioccolato al latte, cioccolato fondente, tutti con le nocciole. E direi che sono veramente buonissimi perché questa marca di cioccolato io la trovo favolosa. Poi vedo due confezioni di snack alla soia e cereali. E ne abbiamo due varianti. Queste sono nuvole con cereali e soia gusto pizza. Eccole qua. Credo che siano buonissime perché questi snack sono fantastici. E poi ci sono le nuvole con soia e cereali gusto classico. Io queste cose non le ho mai provate, non sono una persona che mangia tanto questo tipo di snack, però secondo me così, tanto per dare un'idea generale, credo che quelli al gusto pizza mi potrebbero piacere di più. Ma andiamo avanti perché vedo un altro snack. Questo è uno snack al formaggio, sembrano quasi delle patatine al formaggio, non so, non saprei, sono degli snack. Qui c'è scritto semplicemente snack al formaggio, poi il resto è tutto in inglese, quindi io non so tradurvelo. Comunque sono questi. Credo che siano delle cose adatte per degli aperitivi, sicuramente sono adatti per degli aperitivi. Poi c'è uno snack, questa è la scatola degli snack al cocco senza zuccheri aggiunti. Eccola qua. Io questa marca sinceramente non la conosco. Fatemi sapere nei commenti se la conoscete. Io non l'ho mai vista questa cosa. Comunque è una barretta al cocco e sono sicura che mi piacerà perché io il cocco lo adoro. Poi una scatola di infuso bio ai frutti di bosco. Credo che sia una tisana o comunque un tè, comunque qualcosa ai frutti di bosco. Io ho tante di quelle bustine di tè, tante di quelle confezioni di tè di tutti i gusti che veramente dovrei fare un video solo per farvi vedere il tè che ho, però ne ho veramente tantissimo e continuo ad accumularlo perché comunque mi piace, ma non lo bevo così spesso, quindi poi mi si accumula. Se per caso vi interessa il video sulle mie bustine di tè, tutti i gusti di tè, fatemelo sapere. Io non l'ho mai fatto perché non so se vi interessa, ma voi tutto quello che vi interessa, ditemelo che io vedo di fare il video. Poi vedo due confezioni di caramelle. Dunque, sono tutte e due frutella. Questa qui ha lo zucchero sopra, sembra un ciuccio visto così, non so, dalla confezione, vedete qua? Ecco, e sono rotondi comunque con lo zucchero sopra, quindi sono un pochino più zuccherosi. E questi invece sono i classici coccodrilli gommosi, eccoli qua. Quindi due confezioni di caramelle. Poi qua c'è una bellissima confezione di succo di frutta Santal, eccolo qui. Anche questo è bio. Il gusto 100% Ace, quello che ha dentro la carota, l'arancio, il limone, insomma, quelli lì così misti. E
E devo dire che questi della Santal io li trovo veramente buonissimi, quindi sono contenta che ci sia questa marca. Poi io è albume d'uovo, c'è scritto albume d'uovo, la marca è francese perché è la Naturelle e direi che è un albume d'uovo liquido messo in bottiglia, però io da allevamento a terra senza additivi né conservanti, d'accordo. Vediamo cosa c'è scritto sopra. Modalità d'uso, ideale per la preparazione di frittate, omelette, mousse e torte. Comunque c'è questa bottiglietta di albume d'uovo. Poi vedo una cosa che mi piace molto della Cameo, il preparato per i cookies. Eccoli qua. Questo praticamente è un preparato, vedete dietro la confezione. Praticamente voi andate a fare l'impasto e vi vengono fuori questi biscotti con il cioccolato. Credo che sia una cosa buonissima. Non ho mai provato questa marca qui, quindi questo preparato in particolare non l'ho mai provato, ma cose simili sì e sono sicura che è ottimo. Poi qua c'è una confezione di riso Arnaboldi, di quello da cuocere velocemente perché vedo dietro che in 5, massimo 9 minuti in pentola in microonde è pronto. E questo è all'indonesiana, riso piccante con verdure, quindi il riso cucinato all'indonesiana. Ora, io di solito i risotti così li mangio, anche se preferisco farmelo io, ovviamente, però quando non ne ho voglia anche la busta di risotto l'ho già mangiata senza nessun dramma, perché comunque alla fine mi piace. Però io credo che questo lo regalerò a mio zio, perché secondo me lui lo apprezza più di me. Perché a me le cose piccanti non piacciono tanto. Una volta le mangiavo, invece ora non mi piacciono più. Quindi il fatto che sia piccante, non lo so, credo che arriverà a mio zio. Poi magari vi faccio sapere se gli è piaciuto. Poi, ultimo prodotto che vedo qua dentro, c'è una bottiglia di salsa Barilla ai datterini. 100% italiana, questa è buonissima, una cosa che ho già usato e devo dire che è veramente buona. Io di solito la utilizzo per fare il sugo, come ad esempio il ragù, oppure lo utilizzo quando faccio le polpette di carne nel pomodoro, quindi insomma è veramente buona. Quindi questa mi fa molto piacere e sicuramente la utilizzerò prestissimo. Bene. Questa era la Degusta Box. Come al solito dentro ci sono anche i volantini, quindi qua potete vedere anche una ricetta, c'è il pancake alle banane, però non c'era il preparato per i pancake, c'era un'altra cosa, però c'è la ricetta dei pancake alle banane. Ci sono dietro tutti i prodotti che avete trovato e poi c'è questo volantino della busta di riso che vi ho fatto vedere prima. Ce n'erano tante versioni diverse, io avrei preferito quello alla cantonese, sinceramente, ma vabbè, pazienza, mi è capitato l'altro. Comunque, questa era tutta la Degusta Box di questo mese. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.